Ciao a tutti ragazzi, bentornati, benvenuti al mio canale, sono Daniele e oggi voglio spiegarti come incrementare i tuoi profitti assolutamente in modo gratuito e molto facilmente se fai dropshipping utilizzando Amazon come fornitore. Se non mi conosci, sono un e-commerce manager esperto nel dropshipping sui marketplace come ad esempio eBay, Amazon, Etsy, Walmart e così via. Quindi resta in questo video e scoprirai oggi come aumentare i tuoi profitti in modo molto semplice. Ragazzi, bentornati a tutti o benvenuti. È un po' che non ci sentiamo, diciamo che in questi ultimi 2 mesi so che non sono stato molto attivo, tra l'estate, diciamo le restrizioni che sono finite, il lavoro, un po' di riposo, quindi non ci sono stato molto. Ma sto lavorando per farmi un attimo un'organizzazione per tornare anche molto attivo su YouTube. Ma non vi preoccupate, in ogni caso, oggi ho deciso di condividere con voi un trucco se fate dropshipping utilizzando Amazon come fornitore per aumentare i vostri profitti. Sai bene che Amazon è uno dei miei fornitori preferiti e anche molti di voi lo usano, molti miei studenti lo utilizzano con successo, perché ovviamente se fai dropshipping utilizzando Amazon avrai spedizioni ultra veloci, un customer service da parte di Amazon quasi perfetto, ritorni resi molto facili e ovviamente una garanzia di successo quasi matematica per consegnare gli oggetti, perché Amazon ha un controllo di qualità molto elevato, ci sono le recensioni e il tutto. Quindi utilizzare Amazon è un'ottima soluzione per il tuo business, sia che tu venda su eBay, sia che tu venda su tramite Shopify, tramite sito proprietario, sia che tu venda in Facebook Marketplace. Oggi questo video è dedicato a te che utilizzi Amazon o che vuoi utilizzare Amazon. C'è un modo? Ci sono diversi modi per aumentare i profitti quando utilizzi Amazon come fornitore, ne ho parlato a lungo nei video precedenti. Ad esempio, abbiamo parlato delle carte di credito cashback, di utilizzare carte di credito come American Express che ti danno dei punti o del cashback, quindi dei soldi indietro su ogni tua spesa quando compri su Amazon. Ad esempio, in USA, in America, ci sono carte American Express Amazon che danno il 5% di cashback. Questo significa che se fai 10.000 euro di acquisti in un mese avrai 500 dollari, scusami, dollari, avrai 500 dollari indietro senza fare niente. Ci sono anche in Italia, il cashback è più basso, ma ci sono. Abbiamo detto di utilizzare siti di cashback, ok? Siti che quando fai l'acquisto su Amazon, passi da questo sito al link del sito e ti tornano una percentuale indietro. Ad esempio, Berubai, mi sembra si chiama così. E abbiamo parlato di un po' di modi di aumentare i vostri profitti nel tempo, ok? Di buoni regalo scontati. Ne abbiamo detti diversi. Oggi ne voglio dire un altro, che è anche uno dei più interessanti. Di cosa si tratta? Avete presente gli youtuber che quando gli dicono fanno un unboxing, ti fanno una review, ti dicono guardate questo microfono molto bello, funziona bene, se lo vuoi acquistare clicca nel link in descrizione. Ok, quando voi cliccate nel link in descrizione di questi youtuber vi portano su Amazon, ma quello che molte volte non sapete è che si chiamano link affiliazioni. Significa che quando tu completi l'acquisto, dopo aver cliccato il link di questo youtuber, lui prenderà una percentuale del tuo acquisto, solitamente intorno al 5-6%. Ora, ovviamente stai pensando che cosa c'entra un youtuber e il link affiliazione con il mio business. Pensaci un attimo. Qual è un modo semplice di aumentare i profitti? Diventare un affiliato di te stesso. Ok? Se sei sveglio ci sei già arrivato, qual è il punto della discussione? Ma prima di continuare, iscriviti al canale, metti like, continua a seguirmi così mi aiuterai a crescere su YouTube. Siamo davvero in tanti e stiamo crescendo ogni mese, grazie a tutti. Quindi, cosa intendo? Diventare affiliato di te stesso. Creati un account Amazon Affiliate, quindi diventa affiliato Amazon. È facilissimo, lo può fare chiunque. Devi andare, ti lascio magari il link in descrizione su come iscriverti nella pagina affiliato Amazon.
Ora, quando ti iscrivi come affiliato, dopo avrai l'opzione di inserire la categoria di affiliazione o di inserire l'oggetto di affiliazione. Amazon ti genererà un link per quell'oggetto, per quella categoria, da dare poi ai tuoi affiliati. Ora, ovviamente noi la categoria non ci serve per ogni oggetto. Cosa facciamo? Ogni volta riceviamo un ordine, dobbiamo acquistarlo da Amazon, prendiamo l'ASIN di Amazon, lo andiamo a generare un link affiliazione su Amazon. E compriamo attraverso il nostro stesso link. Ma attenzione, attenzione, ovviamente Amazon non è stupido. Se tu compri con il tuo stesso link non te ne dà cashback. Quindi quello che dovrei fare è organizzarti con un account affiliazione totalmente disconnesso da te, che è dai tuoi account acquirenti. Come puoi fare questo? Ovviamente, prima cosa utilizza account diversi, ma ci sono modi in cui Amazon ti rintraccia molto più avanzati, ovviamente. Quindi, un modo che ti consiglio di utilizzare dispositivi totalmente diversi, IP totalmente diversi, e passarti magari il link tramite email, tramite WhatsApp, tramite Slack, insomma, utilizzare dispositivi che in modo che il link è totalmente disconnesso da te, dal tuo account acquirente, Amazon ti rintraccia e ti dà il cashback, ok? Un modo per usare questo, un modo per fare questo, ad esempio, può essere utilizzare multilogin o go login. Ne ho parlato, ho fatto un video trovo in descrizione, che è un ottimo modo per avere tanti account nello stesso PC disconnessi tra loro e non rintracciabili. Lo utilizziamo anche per eBay, lo utilizziamo per Amazon acquisti, lo utilizziamo per tante cose. Questo in pratica è quello che ti consiglio. Dopo che avrai utilizzato il link per acquistare il tuo prodotto, Amazon, dopo un paio di giorni, dopo che la transazione sarà completata, ti accrediterà una parte dell'acquisto, solitamente il 5-6%, il 3%, il 10%, dipende dalla categoria. Questo ti permetterà di avere un introito, un incremento dei tuoi profitti in modo molto veloce, molto molto semplice e in modo gratuito, ok? Ora, quello che ti voglio dire è di pensare è che tu dirai sì, 5%, ma pensa un po' a tutto quello che abbiamo parlato in questi mesi su come aumentare i profitti. Mettiamo che utilizzi tutti i metodi che ti ho detto, ok? Quindi utilizzi i buoni regalo e risparmi il 10%, per esempio, ok? Numeri un po' a caso. Usi una carta cashback che ti dà l'altro 3% e siamo a 13%. Utilizzi l'affiliazione, ti dà un altro 5% medio, ad esempio, siamo a 18. Tutti questi modi ti fanno aumentare la tua percentuale. Quando andiamo a parlare poi di un 18, di un 20% in più, non sono più noccioline. Sono tanti soldi, vuol dire che su ogni 100 euro di acquisti ne avete 20 indietro. Come ho detto sempre, come dico sempre, ragazzi, dovete concentrarvi non solo sul front end earn, quindi non solo sul guadagno visibile, quindi che i clienti pagano e ricevi i soldi, ma di concentrarvi anche sul back-end, quindi quello che c'è dietro nella fase di acquisto. Potete guadagnare, anzi, guadagnerete molto di più durante la fase di acquisto che durante la vendita se siete bravi. Io, ad esempio, la maggior parte dei miei guadagni su dropshipping su eBay provengono maggior parte sul guadagno su quando acquisto, non su quando vendo. E inoltre vi può anche permettere, se volete, di fare prezzi più competitivi, quindi abbassare i vostri prezzi di vendita, perché tanto avete guadagni assicurati nel back-end, e competere con gli altri venditori e avere più vendite. Anche se vi consiglio di non scendere troppo per discorsi che già abbiamo fatto, perché tanto eBay o comunque i marketplace non si basano solo sul prezzo, ma si basano su keywords, su rank del venditore, su una serie di cose. Quindi non vi consiglio di ammazzare troppi prezzi. Bene, ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile. Vi ricordo che se volete imparare a fare dropshipping su eBay, potete sempre andare su dropshippingchilometrizero.com, l'unico corso italiano che ti insegna a fare dropshipping su eBay quasi a costo zero. E inoltre ti consiglio di iscriverti al canale. Se mi vuoi contattare, trovi tutti i miei contatti in descrizione, email, Instagram. Sono sempre felice di parlare con tutti quanti. Grazie di avermi seguito fino alla fine. Ti aspetto al prossimo video. Ciao, alla prossima!